In occasione dell'ultima giornata di Cilendoscienze, congresso internazionale sul valore della dieta mediterranea, tenutasi ad Ascemarino il 4 ottobre alla Fondazione Alario, è stato ospite, in rappresentanza del governo italiano, l'onorevole Nicola Provenza della 12ª Commissione Affari Sociali e Sanità. L'abbiamo avuto ai nostri microfoni. Ma intanto ho portato il mio saluto istituzionale come componente della Commissione Affari Sociali e Sanità in un percorso che è partito però dalla presentazione ufficiale di un libro molto bello che era 100 di 100, che rappresentava proprio con le immagini il valore dei centenari che non si ferma, secondo me, soltanto all'età di vita, ma anche alla qualità di quella vita. Le istituzioni e soprattutto chi ha responsabilità di governo in questo momento deve assumersi un ruolo fondamentale, cioè tradurre in atti concreti sul piano soprattutto della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare sulla prevenzione, dicevo, la responsabilità di tradurre in atti concreti quelle che sono le evidenze scientifiche che vengono fuori da alcuni studi e quindi abbiamo seguito già dall'inizio, quindi da oltre un anno, che stiamo provando a portare avanti un discorso che tenga dentro gli stili di vita, la sana alimentazione, l'esercizio fisico, ma direi anche, in questo il Cilento può rappresentare un grande modello, la qualità delle relazioni. L'impegno mio personale nell'ambito istituzionale è questo, portare anche un livello di sensibilità rispetto a questi ragionamenti e a questi discorsi che mi viene probabilmente dalla mia storia personale. Io sono un medico, ho vissuto per 40 anni nel mondo dello sport e in questo momento nel mio ruolo istituzionale provo a tradurre in azioni concrete attraverso anche un ascolto importante di tutte le istanze che non solo vengono ovviamente dai territori, dai cittadini, ma come in questo caso da scienziati che provano a dare sostanza e corpo a delle evidenze che possono poi tradursi in occasioni di sviluppo. Cercare di evitare di caratterizzare ogni qualvolta si fanno delle iniziative l'aspetto del colore politico e quindi io do grandissima importanza in questo senso, quindi le do una risposta molto pertinente dal mio punto di vista, do molta importanza al ruolo istituzionale. Quando si è istituzioni non si rappresenta mai una parte. E quindi se ciascuno di noi per la propria parte, mi riferisco ovviamente a livello della politica nazionale, a livello governativo, a livello degli enti locali, mi riferisco ovviamente alla regione, ai comuni del territorio, bisogna avere la forza, la capacità di interloquire. Ovviamente ci sono delle differenze di visione, questo è fuori discussione, però quando c'è un interesse comune e soprattutto si portano avanti dei progetti di sviluppo, bisogna cercare di interpretare il ruolo istituzionale perché questo significa interpretare la volontà dei cittadini.